Ciao, mi chiamo Luca Esposito e nel video di oggi parliamo di una simpatica alternativa ai Bordogni. Parliamo di un libro che ho scoperto diversi anni fa, girovagando un po' su internet, e devo dire che mi dà parecchie soddisfazioni. Allora, prima di parlare di questo libro, facciamo giusto alcune precisazioni. Allora, per quanto riguarda il Bordogno, ovviamente, per chi suona uno strumento a fiato nella famiglia degli Ottoni, parliamo di un libro fondamentale e ovviamente non sto dicendo di sostituirli totalmente, però ogni tanto ci sta pure cambiare, pure variare, lavorando però ad uno stesso scopo, ad uno stesso obiettivo, in cerca di comunque di un risultato da raggiungere. Magari qualche altra volta facciamo video approfondito sul Bordogni. Vabbè, non è che ci sta tanto da dire in realtà, perché i Bordogni sono delle melodie ottime che si prestano, per esempio, nel caso del trombone con la ritorta. Si prestano tantissimo ad essere trasportate, quindi ad essere suonate nelle 5 ottave, quindi dal si contropedale, che sarebbe si un'ottava sotto il pedale, fino al si bisacuto, diciamo il si bemolle do sopra il si che inizia il bolero. Quindi su questi Bordogni sono un metodo impareggiabile. In realtà questo approccio lo possiamo utilizzare anche per gli studi della prima parte del Koplasch, che ci aiutano a sviluppare l'estensione, la resistenza, eccetera, eccetera. Però, come dicevo, ogni tanto ci può stare pure di variare, di fare qualcosa di diverso. Ovviamente i Bordogni, in generale i cantabili, ci aiutano appunto proprio per cantare, per essere più musicali, più espressivi e migliorare le nostre interpretazioni. E ammetto che questo è ancora oggi, dopo tantissimi anni, ancora un mio punto debole, cioè è qualcosa sul quale mi devo ancora mettere e lavorare con una certa insistenza, perché è un problema che salta ancora oggi fuori, soprattutto quando affronto un certo repertorio come quello orchestrale o per esempio gli studi. Se vado a lezione mi fanno sempre un po' notare che manca sempre un po' di musicalità, un po' di espressività. Questo è dovuto al fatto che per i primi 6-7 anni che ho studiato il trombone, dal 2011 al 2018-2019 più o meno, purtroppo il mio approccio è stato prevalentemente tecnico, cioè ho lavorato proprio come un tecnico del trombone, e tutti gli aspetti secondari, cioè tra virgolette, cioè per me erano secondari, quindi l'interpretazione, essere musicali, essere espressivi, erano cose che per me non erano proprio contemplate. E infatti oggi su queste aree, nonostante sono 3-4 anni che ci sto lavorando abbastanza intensamente, sono delle aree che presentano ancora dei problemi, soprattutto quando suono i passi d'orchestra e quando suono gli studi. Sul repertorio, tipo concerti, diciamo che a quanto riesco a lasciarmi andare, quindi dare pure un'impronta anche musicale a quello che suono, dipende anche dal brano, perché se è un brano facile, magari ancora questa cosa è più semplice. Già per un concerto un po' più elaborato, più complesso, un po' più tecnico, subito rientrano un po' i vecchi schemi. Quello sradicare queste cose una volta che uno le ha assimilate è un poco un problema. Quando poi invece vado a suonare, ci sono dei repertori più moderni, o per esempio vado a suonare in big band, o comunque suoniamo le colonne sonore, invece là per esempio mi lascio andare e ci sta quasi una sorta di metamorfosi da questo punto di vista, perché lì non sto a pensare a tutte le cose del trombone, vado con la mente un po' più libera, un po' più sciolta, e quindi riesco un attimo a lasciarmi un po' più andare e tirare fuori un po' più di potenziale, perché poi alla fine noi come musicisti il nostro scopo è sempre un po' quello, cioè di raccontare delle storie, di essere musicali, di essere espressivi, di fare bella musica, non di fare solo roba tecnica. Però ripeto, siccome la mia impostazione per tanti anni è stata quella, quindi ho lavorato tantissimo solo sulla tecnica, il repertorio lo affrontavo come se fosse roba tecnica. Ovviamente poi quando mi trovo sul repertorio accademico ci devo sempre stare un poco attento, e questo libro mi viene un po' incontro, perché praticamente è una raccolta di canzoni italiane del secolo scorso che sono alla fine dei cantabili. Però ovviamente rispetto al Bordogni, qual è la differenza? Semplicemente che sono in alcuni casi delle melodie conosciute, in alcuni casi no, però la cosa interessante è che questo libro, che si chiama Romanza, è una raccolta che è stata fatta da Andrea Bocelli, e la cosa bella è che molte di queste tracce si trovano su YouTube, ma alcune anche su Spotify, quindi uno si può mettere le cuffie e se le può suonare, quindi ascoltando anche quella che è la voce. Poi Bocelli può piacere, non può piacere, cioè non parliamo di questo, perché so che soprattutto nell'ambiente accademico molti non lo possono vedere, non è quello il discorso è di fare un allenamento diverso su una problematica
che il cantabile utilizzano delle melodie diverse che sono comunque cantabili, però non sono i soliti bordoni, ma ripeto, siamo pieni di repertorio. Anzi, voglio dire, la stessa canzone napoletana che ci viene invidiata un po' in tutto il mondo, sono melodie bellissime, cioè quasi sullo stile delle arie d'opera, potremmo dire, è proprio per la bellezza di queste melodie che pure potrebbero essere studiate, no? Torna a Sorrento, cioè ce ne sono tantissime, no? O Sole Mio, eccetera, eccetera. Quelle pure sono cantabili, cioè uno pure si può studiare su tutti i registri, in diverse salse, che sono melodie cantabili, che ci aiutano a cantare. E poi ci sta pure tutto un filone della canzone italiana, parliamo, secondo me, dei primi, diciamo, dall'inizio del secolo fino agli anni 70-80, poi con la musica moderna un po' si è perso nel concetto di melodia, oggi non è più come un tempo, no? Dal punto di vista prettamente melodico, sono subentrati nuovi stili, nuovi generi, quindi un po' difficile prendere una canzone contemporanea e studiarla, perché vabbè, non commentiamo questa parte, però ma può essere fatta, diciamo, più facilmente in realtà con le colonne sonore. Possiamo prendere magari una colonna sonora bella melodica, bella cantabile, ce la possiamo estrarre, la possiamo suonare, ma per quanto riguarda proprio le canzoni moderne questa cosa qua è diventata un po' impossibile. Tra l'altro uno trova delle raccolte, ma sono proprio brani per essere cantati, magari ripetono sempre la stessa cosa, poi ci sta l'autotune, che vabbè, quindi tutto. Allora, la cosa interessante, adesso più che altro volevo mostrare alcuni di questi brani, perlomeno i miei preferiti, magari suonare pure qualche estratto. Allora, io questo libro qua l'ho trovato in PDF, quindi magari lo metto nella cartella a cui puoi accedere iscrivendoti alla Bond Letter, quindi magari ti metto il link per la Bond Letter, ti iscrivi, tra l'altro ricevi pure la tesi di laurea, troverai questo file con questi brani, con queste canzoni, e quindi poi vabbè, poi dicevi pure altro materiale di tanti, cioè tipo le analisi musicali dei passi, eccetera eccetera. Allora, in questo caso ci sono circa, quante sono? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono 15 brani. Allora, di questi 15 in realtà ne sono solo 6, che ci sono tra l'altro anche le basi su YouTube, tranne una che la dobbiamo prendere da un'altra parte. Per esempio ci sta tra le altre, tra le più famose, pure alcune melodie napoletane, per esempio c'è Caruso, Funiculì Funiculà, e poi altri brani, diciamo, che sono stati resi celebri molto appunto da Andrea Bocelli. Allora, andando in ordine di come li troviamo qui sul libro, per esempio il primo, allora, volevo parlare pure di un altro vantaggio. Allora, per esempio, quando uno suona i bordoni, giustamente, comunque dobbiamo stare attenti alle dinamiche, dobbiamo stare attenti al suono, dobbiamo stare attenti a tutti i colori, eccetera, eccetera. Cioè, là, ovviamente, essendo proprio materiale da studio, dobbiamo stare comunque un po' con la mentalità di curare tutti i determinati aspetti, quindi di starci attenti, poi soprattutto quando iniziamo poi a trasporre, quindi di portare la qualità, quando lo facciamo nel registro centrale, sopra, sotto, ottava sopra, che avete tenuto, eccetera, eccetera. Quando poi ci andiamo a prendere queste melodie, che tra l'altro ci tengo a specificare, sono in chiave di violino, quello che subito è semplicemente un atteggiamento un attimo più sciolto, no? Quindi non è che stai a pensare proprio nel micro dettaglio, la dinamica, questo, quest'altro, anzi, a me piace suonarli proprio come se fossi un tenore, quindi vado a ricercare una sonorità bella piena da questo punto di vista. Questa cosa qua, tra l'altro, mi permette di lavorare sulla resistenza. Per esempio, questi qua me li vado a prendere una o due volte a settimana a fine giornata. In realtà lo faccio tutti i giorni, però ogni giorno cambio, quindi un paio di volte a settimana faccio questi qua. Poi faccio le colonne sonore di Morricone, mi piacciono tantissimo, faccio le colonne sonore della Disney, poi lì lo sono con un atteggiamento diretto molto da cantante, in cui poi mi lascio andare, soprattutto vado a ricercare una sonorità bella piena, perché tra l'altro mi aiuta pure tanto sulla resistenza, perché suonando questi brani, quello che ti renderai conto è che molto spesso si sta molto a lungo sul registro medio acuto, e quindi se uno si mette lì e lavora con un certo impegno, cioè ricerca una certa voce piena, un po' come se volessi imitare, non dico Bocelli che magari ti piace o non ti piace, però magari vuole imitare Pavarotti, e stai sempre sopra e ricerchi sempre una bella sonorità forte, piena, cioè piena, no, non utilizzo il termine forte, piena, con una certa costanza, prende con tutte le sfumature del caso, ti rendi conto che dopo due o tre di questi brani ti inizi un attimo a stancare. Allora, mo ovviamente fa ancora freddo, sono stati 10 minuti a chiacchierare, volevo evitare di suonare freddo, però
Volevo parlare giusto di 5-6 brani questi qua. Allora, il primo è si chiama Per amore. Il testo è musica di un certo Nava, c'è solo il cognome, non c'è no, non c'è il nome. E per esempio, allora, questo è un po' già sullo stile leggermente moderno, nel senso che troviamo delle note sempre un po' ribattute. Però quando andiamo sul ritornello, c'è qualcosa del genere. Cantare, e questo è un po' il non so se il tono è la parola giusta, però la dinamica, beh, devi fare pieno, perché non è che fai, non è quello, cioè è un'altra cosa, però come dicevo, permette di allenare anche la resistenza. Questo, diciamo, è il primo brano, e la cura è piuttosto lunghetto, perché parliamo di quasi 5 minuti. Questo qua, per esempio, c'è anche la base su YouTube e da altre parti. Poi il secondo è proprio il classicone di Bocelli, Con te partirò. Per esempio, quando uno va sul finale, dove? Eccetera, cioè questa è la parte finale quando vai in La maggiore, ovviamente con lo scrocco, con scrocco senza, no? Fatto con bolico senza, ovviamente se non ci metto uno scrocco vale brutto. E questi qua, questo pure è un altro brano che mi piace tanto. Poi andando avanti, beh, funicoli funicolà, possiamo fare. Allora, poi ci sta questo qui che si chiama Il mare calmo della sera, che il testo è di Malise con la Nuti. Musica di Malise, Gianpietro Felisatti. Allora, questo qua, no, la tonalità non corrisponde. Se andiamo su YouTube e cerchi Bocelli, Mare Calmo della Sera, non coincide con la tonalità. Qua è scritto in Do maggiore, mentre lui la canta in Re. Però se vai sul canale YouTube di Andrea Giuffredi, troverai che lui la fa. Quindi trovi proprio questo, te la puoi suonare, cioè, sul video. Nel frattempo trovi pure lo spartito, ovviamente in quel caso è in chiave di tenore, però per esempio pure in questo caso il ritornello pure è bello energico. Una modulazione che va da Re maggiore a Mi bemolle maggiore, ed è pure questo, il finale sta sempre sopra. Vedo, quando fai queste 5-6 brani una fila all'altra, diventa impegnativo. Poi andando avanti ci sta la mia preferita, che è di questi brani qua, di questa raccolta, che si chiama La luna che non c'è, testo di Antonella Maggio, musica di Dario Farina. Praticamente questo è proprio bello, cioè l'adoro proprio, è una delle mie canzoni preferite in assoluto, la suonerei anche tutta, però vorrei fare giusto un attimo
il ritornello. Parte di ritornello, ma in realtà pure la strofa è veramente bella, ci sta pure la parte finale che è veramente molto espressiva. Infatti che mi sto trovando un po' a disagio perché piace proprio con le basi, piace proprio sentire la chitarra, la batteria, eccetera, eccetera. Poi ci sta la penultima che volevo segnalare, che è Miserere. Questo è il testo di Zucchero, tra testo e musica in realtà di Zucchero. E questo per esempio lo fai proprio alla fine della giornata, ti devasta, perché andando avanti, diciamo, vorrei prendere, penso che probabilmente l'hai sentita. Beh, con scrocco senza. Eccetera, eccetera. Questo rimane molto 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 sull'acuto, soprattutto nel finale, e da fine giornata il suo lo fa. E poi l'ultimo che volevo segnalare di questa raccolta è Romanza, che testo e musica di Mauro Malavasi, cioè che in realtà poi queste sono cose bellissime, però ecco, non conoscevo neanche i compositori. Anche qui andiamo a pescare un attimo il ritornello. Dove sta? Anzi, facciamo un po' prima. Eccetera, eccetera. Questo pure è una gran bella canzone, un gran bel brano. E poi già ce ne sono altre, però alcune sono un po' più moderne, per esempio Vivere, che è stata cantata, se non sbaglio, forse con Giorgia, può essere, oppure Vivo per lei, che sì, Vivo per lei, c'è cioè, scritto qui, che è stata cantata con Giorgia. Sono melodie già più moderne, quindi sempre con note ribattute. Beh, per fare solfeggio ritmico ci può stare, ma per fare un dei cantabili anche no. E insomma, un po' questo è. Però le altre, ripeto, non le ho esplorate perché melodicamente non sono, cioè non si prestano agli strumenti a fiato. Però queste sei qua che ho menzionato, sicuramente sì. Allora, io come dicevo, caricherò adesso il PDF sulla cartella dei brani della bolletta, quindi te lo puoi scaricare e poi fai delle ricerche, metti Bocelli, metti il nome della canzone e vedi se, tranne che per Il mare calmo della sera, le tonalità coincidono, tranne per questo brano qui, poi le altre se te le vuoi esplorare, insomma, a piacere tuo. Quindi per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo, con scrocco o senza.